Se vogliamo guardare alla scienza come a un'impresa umana, un'impresa sociale, fatta non da singoli individui, ma da comunità, e non è possibile guardare a una scienza se non in questo modo. Questo ci costringerebbe ad aprire un lungo discorso, però, ma la scienza moderna è tale proprio perché si è costruita e si è autoriconosciuta come attività sociale, come comunità scientifica. E come comunità scientifica, come istituzione sociale, questa comunità, questa istituzione si dedica a che cosa? A creare un consenso fondato sulla ragione, ma anche sulle libere opinioni delle persone, che solo attraverso uno scambio di tipo razionale, su che cosa? Su tutto. Tutto può essere oggetto dell'indagine scientifica. Dalla fisica teorica, dall'astrofisica, fino alla biologia, all'antropologia, alla psicologia, alla comunicazione della scienza. La comunicazione della scienza può essere oggetto di uno studio di tipo scientifico. Quindi, ovviamente, che cosa? Secondo una metodologia, che è in realtà una costellazione di metodi, che cercano di avere all'interno delle comunità scientifiche un consenso fondato sulla ragione e sulla libertà di opinione dei singoli scienziati. E allora, se questo è vero, se la scienza è un'impresa sociale, noi possiamo immaginare che la scienza sia un'attività che possiamo dividere in due grandi momenti. Da un lato, un momento di tipo privato, non privatistico, proprio privato, di singoli individui o di piccoli gruppi di individui, che osservano la natura. Ora, osservare la natura per un astrofisico, per un cosmologo, significa proprio letteralmente mettersi con il telescopio e osservare, non in poter interferire con una galassia che è distante 5 miliardi di anni luce, 10 miliardi di anni luce, quindi significa letteralmente osservare. In altri contesti scientifici, invece, osservare la natura significa interrogarla manipolandola. Quindi, ma insomma, genericamente chiamiamo tutta questa attività osservazione della natura. Ma c'è un altro passaggio assolutamente fondamentale perché si abbia scienza, è che questo scienziato o che questo gruppo di scienziati comunichi i risultati delle sue osservazioni ad altri. Se non c'è questo secondo passaggio, non c'è scienza. Io posso svolgere nel mio privato, io e i miei amici, l'osservazione della natura e posso raggiungere anche dei risultati sbalorditivi. Ma se non lo comunico, non è scienza, non concorre alla creazione di una cultura diffusa e allo sviluppo della scienza stessa. Ci sono esempi clamorosi, diciamo, di questo. Per esempio, pensate al monaco Gregor Mendel, che dopo la metà degli anni, della seconda parte dell'Ottocento, lavora alla ricostruzione dei caratteri, di una teoria dei caratteri ereditari facendo gli esperimenti sui piselli. Raggiunge dei risultati importanti, capisce alcune cose, capisce anzi quelle che oggi vengono considerate le basi della teoria dell'ereditarietà, che Darwin, per esempio, nello stesso periodo non conosce e che avrebbe voluto conoscere, ma per una serie di situazioni Mendel si tiene chiuso nel cassetto i risultati delle sue ricerche. E finché quei risultati non vengono riscoperti, peraltro in maniera indipendente, da tre gruppi diversi nell'anno 1900, quindi 40 anni dopo, le basi di Mendel dell'ereditarietà semplicemente non appartengono, non fanno scienza, non producono sviluppo della scienza, perché non sono state comunicate. Quindi il processo di comunicazione è del tutto coessenziale alla scienza. Possiamo dire che non c'è scienza senza comunicazione, perché accanto alla parte privata, l'osservazione, ce ne deve essere una necessariamente pubblica, che è la comunicazione della scienza. Quindi non esiste scienza senza comunicazione. Qual è la comunicazione della scienza? Beh, da questo punto di vista, la comunicazione della scienza la possiamo dividere in due o tre grandi istituti. Innanzitutto, la comunicazione tra quelli che già nel Seicento venivano chiamate i collegi invisibili, cioè le comunità scientifiche.
che badate bene, non sono il gruppo di tutti gli scienziati, il novero di tutti gli scienziati che esistono sul pianeta. I collegi invisibili, le comunità scientifiche, sono il gruppo di scienziati che si occupa di quel determinato argomento. Oggi diremmo i biologi molecolari, gli astrofisici. Gli astrofisici e i biologi molecolari fra di loro dialogano poco, che hanno poco da dirsi. Sono ininfluenti l'una, infatti gli astrofisici hanno le loro riviste di astrofisica e i biologi molecolari hanno le loro riviste di biologia molecolare. Un astrofisico può leggere le riviste di biologia molecolare e viceversa, perché sono tutte riviste accessibili, ma di fatto non lo fa perché ne capisce poco e non aggiunge molto. E quindi la comunicazione interna alle comunità scientifiche. Quindi già abbiamo un elemento di complessificazione, non possiamo guardare alla scienza, ma dobbiamo guardare alla scienza come a una costellazione di comunità più o meno interconnesse fra di loro. Alcune sono più vicine fra di loro, altre sono molto distanti fra di loro. Queste hanno un sistema, tutte queste comunità hanno dei sistemi di comunicazione che possono essere distinti, non ve li analizzo, li vedete in queste colonne in nero. Comunicazione formale, comunicazione informale, utilizzano diversi media, eccetera. E poi c'è una comunicazione pubblica, intendendo per comunicazione pubblica la comunicazione al pubblico dei non esperti, che a sua volta ha varie possibilità. Bene, per tutta una lunga fase dell'attività scientifica, che si è conclusa più o meno quando nasceva la società della conoscenza, intorno agli anni 40-50, possiamo dire che l'unica comunicazione rilevante per lo sviluppo della scienza, o almeno immediatamente rilevante per lo sviluppo della scienza, era la comunicazione interna, questa scritta in nero. Questa produceva degli effetti concreti, visibili, sullo sviluppo della scienza. Mentre la comunicazione pubblica non era immediatamente rilevante. Poi gli storici hanno capito che in realtà anche quello che succede fuori dai formalismi scientifici ha una certa rilevanza per lo sviluppo della scienza, ma certo è una rilevanza non immediata, è una rilevanza mediata, ovviamente, e quindi, ma la rilevanza immediata è certamente questa. Tuttavia abbiamo detto che appunto il mondo della scienza è un mondo sociale. La comunità scientifica, anzi le comunità scientifiche, sono delle comunità sociali, quindi sono dinamiche, quindi evolvono nel tempo. Il modo di lavorare degli scienziati si modifica nel tempo, come tutti i sistemi evolutivi. E allora potremmo trovare nella storia della scienza almeno tre grandi fasi in cui si è differenziato il modo di lavorare degli scienziati. Una prima fase che nasce con la scienza stessa nel 600 e si prolunga fino all'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento in alcune parti dell'Europa e alla fine dell'Ottocento in altre parti dell'Europa e negli Stati Uniti, in cui la scienza viene realizzata essenzialmente da dilettanti, sempre con quel modello di comunicazione, quindi con un modello di comunicazione, però da dilettanti. Che cosa significa? Significa che non esiste una carriera, una professione di scienziato. Tra l'altro non esiste neppure la parola scienziato nasce appunto nell'Ottocento. Non esiste una professione di scienziato. E quindi, diciamo, sostanzialmente questo modo di lavorare è un modo in cui ciascuno scienziato si trova una sua modalità, molto individuale come modo di lavorare, però c'è questo riconoscimento di tutti nei collegi invisibili. La comunicazione è l'unico strumento di riconoscimento di una comunità scientifica, di un collegio invisibile, il sistema di comunicazione interno. Poi c'è la fase accademica. La fase accademica, che è un brutto termine perché la scienza nasce esattamente nelle accademie, quindi fuori dalle università. Invece per fase accademica si intende la fase in cui la scienza entra nelle università. Cioè all'inizio dell'Ottocento in alcuni paesi, a fine dell'Ottocento in altri, gli scienziati cominciano ad avere una professione. Questa professione, soprattutto per la scienza di base, per la scienza fondamentale, si svolge nelle università. Cioè, gli scienziati cominciano ad essere pagati per insegnare nelle università e formare i tecnici di che cosa? Di quella società formata e informata dalla rivoluzione industriale, quindi i tecnici della società industriale sostanzialmente.
E poi sostanzialmente nel tempo libero hanno dall'insegnamento, molto tempo libero hanno relativamente non molte risorse per realizzare le loro attività scientifiche, le loro ricerche. Ma badate bene, lo Stato, perché lo Stato in genere, oppure negli Stati Uniti le fondazioni private ma senza fini di lucro, pagano questi signori che insegnano nelle università non per fare ricerca, ma perché insegnino, è un'altra cosa. Poi l'attività di ricerca è collaterale. Beh, questa è la fase di accademizzazione della scienza. In questa fase, proprio grazie a questo fatto, al fatto che lo Stato non li paga per fare ricerca, non li paga per insegnare, e gli dà poche risorse, cioè si comporta più da mecenate, da moderno mecenate, che non da committente, e allora nasce l'idea e persino l'ideologia della Torre d'Avorio. Cioè l'idea che gli scienziati in questa scienza accademica possono sviluppare la scienza tutta e completamente all'interno delle comunità scientifiche, tutta internamente all'interno della Torre d'Avorio, perché tutto ciò che avviene fuori dalla Torre d'Avorio è irrilevante per lo sviluppo della scienza. In altri termini, la gran parte delle decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza viene preso all'interno delle comunità scientifiche. Non fuori dalla comunità, tutto ciò che è fuori ha poca influenza sulla scienza, soprattutto sulla scienza cosiddetta di base. Il cambiamento si ha dopo la Seconda Guerra Mondiale, per tutte le ragioni che vi ho detto, si ha questa transizione dalla scienza accademica alla scienza che John Simon chiama post-accademica. Che cosa succede? Succede che cambia il rapporto tra lo Stato, in primo luogo tra lo Stato, e gli scienziati, la comunità scientifica. Cioè lo Stato, potrei, magari domani se c'è tempo ne riparleremo, l'origine di questa scienza post-accademica, ma sostanzialmente lo Stato comincia a dare alle comunità scientifiche molte più risorse economiche e contemporaneamente, grazie a queste risorse economiche, le comunità scientifiche cominciano ad aumentare di numero. Guardate, oggi vivono nel mondo più scienziati della somma di tutti gli scienziati che sono vissuti in tutte le epoche precedenti. E questo è vero di generazione in generazione da 50 anni a questa parte. Ogni generazione che cambia, la somma degli scienziati viventi nel pianeta è superiore alla somma degli scienziati che sono vissuti nelle epoche precedenti. Quindi abbiamo più risorse, ricordate i 1.100 miliardi di prima, ma anche più risorse umane proprio. Secondo, la ricerca di base, la ricerca non immediatamente applicata, è considerata una leva, anzi la leva principale dello sviluppo economico. In gran parte dei paesi a cosiddetta economia, anzi in tutti i paesi a economia avanzata, tranne uno o due, tra quegli uno o due ahimè c'è l'Italia. In questo, tra l'altro, era già stato prefigurato da alcuni economisti, per esempio Joseph Schumpeter già negli anni 30 parlava esattamente di questo. Le economie mature saranno delle economie fondate sulla scienza. Ci sono dei movimenti interni alla scienza stessa, degli sviluppi interni. Per esempio la fisica delle particelle ha sempre più bisogno di acceleratori di particelle, cioè di macchine molto complesse e molto costose da costruire, molto grandi, che hanno bisogno di grandi gruppi per funzionare. Galileo, per guardare alla Luna 400 anni fa, esattamente, anzi 399, l'anno prossimo saranno 400, impiega un cannocchiale che si costruisce da solo, anzi poi magari lo vedremo, costruisce tanti cannocchiali e li comincia a spedire in giro per l'Europa, perché anche altri. Ma oggi chi vuole osservare la Luna e il resto utilizza per esempio il telescopio spaziale. Il telescopio spaziale Hubble, che sarà presto sostituito, è un qualcosa che richiede 1.000 miliardi delle vecchie lire, diciamo, quindi circa all'epoca, diciamo, quindi circa 500 milioni di euro di investimenti, quindi sono fuori dalla portata del singolo scienziato dilettante, preaccademico o accademico, ma diventano soltanto imprese possibili a livello di stati o di comunità di stati, e hanno bisogno di grandi gruppi, ci vogliono almeno 1.000 persone, 1.000 tecnici, 1.000 scienziati per far funzionare Hubble. Galileo poteva mettersi da solo la notte a guardare la Luna, quei 1.000 scienziati devono collaborare, devono cooperare per fare un'osservazione. Nasce la Big Science sostanzialmente. E soprattutto lo Stato da mecenate comincia a diventare committente. Io ti do tanti soldi,
te ne do tanti adesso, 10, 20 volte più degli anni 30, già nel 50, e poi oggi rispetto agli anni 50 ancora 10 volte più. Quindi oggi si investono nel mondo circa 200 volte in più risorse di quanto se ne investivano negli anni 20 o 30 del secolo scorso. Però io faccio questo, ti do tanti soldi, se tu in cambio mi dai qualcosa, che cosa mi dai? Mi dai la possibilità di sviluppare l'economia, mi dai la possibilità di migliorare la condizione sanitaria del paese, delle persone e così via. Quindi lo Stato da mecenate diventa committente. Le nuove risorse le abbiamo viste. Tutto questo ha profonde implicazioni sul modo di lavorare degli scienziati. Per esempio cambia la struttura valoriale, cioè i valori di riferimento delle comunità scientifiche. Cambia, insomma, si sovrappongono più griglie valoriali. Secondo Merton, ma anche secondo altri, Paolo Rossi, eccetera, eccetera, ci sono alcuni valori fondanti, nessuno li ha scritti, non esiste una carta fondante, una carta costituzionale della scienza, della Repubblica della Scienza, scritta. Però ci sono dei valori fondanti in cui ci si autoriconosce, gli scienziati si autoriconoscono. Per circa 350-400 anni gli scienziati si sono riconosciuti in quelli che il sociologo Merton ha chiamato i valori del Fudos: comunitarismo, università, disinteresse, originalità, scetticismo sistematico. In pratica la conoscenza come bene comune, come bene che deve essere conosciuto essenzialmente da tutti, come bene originale, la nuova conoscenza, e in cui nessuno, all'interno delle comunità scientifiche, nessuno ha una posizione privilegiata a priori rispetto ad altri. Nell'era post-accademica, invece, soprattutto da quando accanto allo Stato ce ne sono anche i privati, quindi nell'era della committenza, e allora ci stabiliscono nuovi valori, che è quello di proprietà. Pensate ai brevetti su alcune conoscenze scientifiche. La località, cioè la conoscenza non deve appartenere a tutti, ma la posseggo io, azienda, la posseggo io, Stato, per esempio la conoscenza militare, l'autoritarismo e così via. Quindi ci sono nuove griglie valoriali. Questo scienziato si chiama Craig Venter, è uno dei grandi protagonisti della genetica moderna, ed è uno scienziato imprenditore, anzi è uno che vuole essere riconosciuto come contemporaneamente come scienziato e come imprenditore. E lo ha fatto, adesso sarebbe troppo lungo dirlo, ma in buona sostanza che cosa significa? Significa che nell'era post-accademica della scienza crollano le mura di quella torre d'avorio che separava la scienza dalla società, le comunità scientifiche dalla società. E quindi i rapporti tra scienza e società, da quasi nulli, o almeno nella rilevanza immediata, diventano invece, diciamo, fortemente interpenetrati gli uni negli altri. La società irrompe nel mondo della scienza chiedendo, ponendo domande, ponendo dei vincoli, dei limiti, dando risorse, e viceversa la scienza permea la nostra società, la nostra vita individuale e collettiva è sempre più permeata dalla scienza. E allora significa che che molte delle decisioni rilevanti, anzi un numero crescente di decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza, vengono prese sempre più in compartecipazione tra gli scienziati e gruppi sociali, quindi pubblici, di non esperti. Per esempio con i politici, con i burocrati di Bruxelles per chi si rivolge all'Unione Europea per avere i fondi, con le organizzazioni non governative per avere fondi, se quelli sono Teleton, o per avere supporto o non avere inimicizia nel caso dei gruppi ecologisti e così via. Ce ne sono migliaia di gruppi che compartecipano qui e là a prendere decisioni rilevanti. In Svizzera negli ultimi 7 anni sono stati effettuati 5 referendum per stabilire, qui quindi hanno partecipato tutti i cittadini, per stabilire se in quel paese poteva essere continuata la ricerca nell'ambito della biologia molecolare applicata della genetica applicata all'agricoltura, degli OGM sostanzialmente. Una decisione più rilevante di così, insomma, nel senso, ed è stata presa appunto in compartecipazione dagli scienziati insieme a tutta la cittadinanza.
gli scienziati sono scesi in piazza, sono diventati un movimento politico, quelli che volevano difendere la possibilità di continuare a fare ricerca. Ma anche in Italia si sono avuti casi di questo genere. 6 mesi fa in Gran Bretagna i biologi molecolari, i genetisti hanno chiesto all'opinione pubblica, anzi proprio le autorità istituzionali hanno chiesto all'opinione pubblica se si doveva o no continuare a fare ricerca nell'ambito con le cosiddette chimere. L'opinione pubblica ha detto sì, continuate. E quindi quelli hanno deciso di continuare sulla base di una risposta data dall'opinione pubblica. Quindi, come vedete, c'è proprio anche in maniera plastica, diciamo, questa compartecipazione. Quindi possiamo dire che nell'era post-accademica della scienza, la comunicazione pubblica della scienza stessa cambia statuto ontologico, cambia ruolo sostanzialmente. Prima era irrilevante, abbiamo visto, l'abbiamo segnata in rosso, adesso cessa di essere un optional, cessa di essere qualcosa di irrilevante e diventa una necessità professionale per gli scienziati. Gli scienziati non possono continuare a svolgere la loro attività scientifica se non comunicando anche, non solo con i loro colleghi, ma anche con vari gruppi sociali, perché questa è una necessità professionale degli scienziati. Se non fanno quello, la loro attività professionale ne risente. Se i gruppi scientifici, anche qui dell'Università di Cagliari, non si attivano, non comunicano con i burocrati di Bruxelles e quindi non attingono alle risorse europee, la loro attività di ricerca ne risente. Quindi devono necessariamente imparare a comunicare con i burocrati di Bruxelles, imparando per esempio il linguaggio dei burocrati di Bruxelles, che a me pare particolarmente ostico, non so, però insomma è un esempio, diciamo, abbastanza banale ma abbastanza reale. Così devono imparare, prima mi diceva il vostro professore che era andato in regione deve imparare il linguaggio dei politici in regione e così via. E quindi lo scienziato post-accademico deve saper comunicare al pubblico dei non esperti. Non è un atto volontaristico e non è necessariamente neanche un atto cosciente. Magari comunica con i pubblici non esperti in maniera rilevante, non se ne rende lucidamente conto che sta svolgendo comunicazione della scienza con un pubblico di non esperti per assumere insieme una decisione rilevante per lo sviluppo della scienza. Non è necessario. Ovviamente il grado di esperienza, il grado di lucidità aumenta la capacità di comunicare, ovviamente. Quindi la comunicazione pubblica della scienza è diventata, questa è la grande trasformazione, è diventata un complemento ineludibile della ricerca stessa, del modo di lavorare degli scienziati. Oggi fare scienza significa anche fare comunicazione pubblica della scienza. Quindi la comunicazione rilevante della scienza non è più separabile, ma è tutta comunicazione rilevante, quella interna alle comunità scientifiche e quella pubblica. Ovviamente ci sono mille diversità, cioè le vecchie diversità persistono, restano. Lungi da me dal teorizzare che scrivere sui giornali equivale a scrivere, come pure qualche scienziato italiano ha cercato di fare, su una rivista scientifica. Non sono la stessa cosa. Però mentre uno scienziato di un secolo fa poteva permettersi il lusso di non scrivere sul giornale, di non parlare col burocrate, eccetera, eccetera, poteva limitare la sua comunicazione rilevante ai suoi colleghi, Paul Dirac, un grande fisico teorico, uno dei più grandi del XX secolo, si vantava di non aver mai parlato in vita sua con un giornalista. Oggi ce ne sono anche alcuni che lo fanno, ma lo fanno a proprio scapito, diciamo, in qualche modo. Però si è verificata contemporaneamente, per certi versi in maniera autonoma, anche se non del tutto indipendente, anche un altro fenomeno in questi ultimi 40-50 anni. Lo abbiamo visto prima, siamo entrati nella società. Ovvero sia la conoscenza e quindi la scienza è diventata una parte importante, anzi addirittura decisiva della nostra vita sociale. La nostra vita quotidiana, individuale e collettiva è sempre più informata di scienza. Quindi noi che non siamo scienziati, non so se ci sono dei ricercatori tra di loro, ma insomma chi come me non è uno scienziato comunque ha bisogno di comunicazione della scienza. Perché la scienza, il sapere di scienza, avere delle informazioni di scienza, ma non sapere la scienza nei dettagli matematici di cui parlava Einstein come non rilevanti per la comunicazione della scienza pubblica.
ma sapere dove sta andando il mondo scientifico, quali sono le novità, quali sono i concetti fondamentali, quali sono i rapporti di tipo filosofico, di tipo religioso, di tipo sociale, di tipo etico, tra le nuove conoscenze scientifiche e tutto il resto, è un'esigenza assoluta del cittadino oggi. Anzi, siccome la scienza è parte importante della società, la comunicazione della scienza è sempre più parte fondante della democrazia odierna. Quindi la comunicazione della scienza pubblica della scienza è diventata un bisogno sociale diffuso e quindi un'esigenza di democrazia. Volendo cercare di riassumere, possiamo dire che la scienza, la comunicazione della scienza in questa era post-accademica della scienza è diventata una necessità, una doppia necessità, è diventata una necessità per gli scienziati che devono comunicare se vogliono avere dei vantaggi nella loro attività di lavoro, se vogliono svolgere il loro lavoro. Non è possibile ormai svolgere questa attività di lavoro senza una comunicazione con qualcuno, non con tutti, e non con tutti contemporaneamente, ma almeno con qualcuno, dei pubblici di non esperti, volenti o nolenti, ed è invece diventata una esigenza di tutti i cittadini perché la scienza informa la nostra vita. E allora possiamo capire perché a questo punto la crisi del modello lineare è venuta al pettine, quel nodo è venuto al pettine. Quel nodo si riferiva sostanzialmente ad un mondo che non esisteva più, diciamo sostanzialmente, si riferiva ad un mondo in cui questa interpenetrazione di scienza e società non c'era. E allora bisogna stabilire un nuovo modello. Questo nuovo modello possibilmente può essere quello in cui si riconosce l'esistenza di una pluralità di pubblici verso cui si effettua comunicazione della scienza. E si riconosce l'idea anche che c'è una comunicazione della scienza che non necessariamente coinvolge soltanto, come dire, l'educazione formale, quindi l'alfabetizzazione della scienza, ma è qualcosa di molto più complesso, che coinvolge le informazioni, le nozioni, i concetti, che è qualcosa di più importante, ma anche le emozioni, i valori. Gerard Holton, un grande storico contemporaneo della fisica, li chiama temata, e sono le grandi idee che rimbalzano continuamente tra i vari ambiti della cultura umana, quindi tra il mondo della scienza e il mondo fuori dalla scienza. E questa idea che anche le emozioni, per esempio, debbano far parte del bagaglio comunicativo è stato fatto proprio, non so se Paola Rodari viene già parlato, da alcuni grandi teorici e pratici della museologia scientifica contemporanea. A Barcellona c'è Wagensberg che teorizza l'idea di un museo, di un science center che non sia solo hands-on, come lo ha voluto Frank Oppenheimer alla fine degli anni 60, ma sia anche mind-on, cioè che ti coinvolga mentalmente, ma anche earth-on, anche che ti coinvolga col cuore, con l'emozione. Io che l'ho visitato quel museo devo dire che forse l'Hertz ancora non c'è proprio, però tutto sommato è un'aspirazione che c'è. Ma questo è solo per fare un esempio. Quindi l'idea è che noi ci troviamo in un mondo della comunicazione che non è affatto quel mondo lineare in cui ci sono soltanto due attori sociali e un unico flusso monodirezionale di comunicazione, ma un mondo molto complesso in cui gli attori sociali sono molti, i flussi di comunicazione sono moltissimi, i canali di comunicazione sono moltissimi e la possibilità di intervenire con strumenti di comunicazione diversificati sono molti, in cui gli attori e non solo gli spettatori della comunicazione sono assolutamente molti.